E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi siamo qui per parlare di nuovo del monitor che vi ho già presentato nel video precedente, il mio nuovo monitor da gaming. Troverete il video con le caratteristiche, insomma, sotto in descrizione c'è il video, insomma, e tutto quanto. Ma oggi non volevo parlarvi di questo, ma delle mie impressioni dopo qualche giorno di utilizzo. Intanto cominciamo col dire, sfatiamo il mito per cui la differenza tra 144 Hz e un refresh rate superiore non si percepisca. Sono passato dal mio vecchio 144 Hz a questo 240 Hz. E beh, in game il salto è veramente notevole, non solo nei giochi competitivi, ma anche magari in quei single player dove hai bisogno di un pochettino di fluidità in più, soprattutto gli FPS. Secondo me, più che i 144 Hz, sto notando questa differenza a causa del bassissimo tempo di risposta di questo monitor che si attesta intorno ai 0,3 millisecondi. Calcolate il mio ex monitor IPS, era un ottimo Acer, aveva circa 8 anni, calcolate, era 4 millisecondi il suo tempo di risposta e qui siamo a 3 millisecondi. E come vi ho detto, questo fa veramente, veramente la differenza. Lato colori, beh, è un OLED, che cosa vogliamo dirgli? A livello di contrasti e di fedeltà, insomma, dei colori, dei neri, è veramente pazzesco, è fuori di testa rispetto ai classici, monitor da gaming presenti sul mercato. Il pannello presenta una marea di opzioni per personalizzare al meglio i colori, quindi i colori, le immagini. Non è una novità questa, chiaramente, ragazzi, c'è in moltissimi altri, in quasi tutti, anzi in tutti i monitor da gaming e non solo. Però diciamo che il pannello di personalizzazione che si apre è molto intuitivo. L'unica cosa che non ho afferrato subito è come spegnere il monitor. Beh, sì, cioè vi spiego, dietro al logo che si trova sotto al monitor vi è un bottoncino per diciamo accedere, no, alle opzioni che vi ho detto del monitor. Però non mi sono accorto che per spegnere il monitor ci fossero altri due pulsanti ai lati, cioè il pulsante sinistro spegne il monitor e non si vedono praticamente. Voi pensate che chiaramente ci sia soltanto il bottoncino centrale, invece ci sono, cioè il bottoncino centrale appunto per accedere. Preghiamo. Esteticamente è veramente raffinato, bordi molto sottili, è quasi tutto schermo. Dice di essere un 27, ma in realtà è un 26,5. Averlo davanti è praticamente una gioia per gli occhi. Poi gli RGB sul retro veramente fanno un'atmosfera bellissima. Se spegnete la luce nella vostra camera o nel vostro studio, veramente è una roba pazzesca in tutti i sensi. E chiaramente non è soltanto bello, ma anche performante. Supporta, come vi ho detto, G-Sync e FreeSync, quindi top, funzionano benissimo. Almeno il G-Sync, il FreeSync non l'ho provato perché io ho una 3080 Ti, quindi ho Nvidia. Il G-Sync funziona benissimo. Una pecca, ragazzi, purtroppo è il prezzo, cioè parliamo di circa 900 euro per un monitor 2K. Il prezzo giusto magari sarebbe tra gli 800 e i 750 euro, però pensate anche questo, che siamo davanti a un monitor, insomma, di un certo livello, un OLED, ce ne sono pochi ancora in giro.
Non so se ci sono altre marche che fanno questi tipi di monitor, probabilmente c'era un modello della LG, ne ho visto una dello Gigabyte, della Gigabyte, mi pare era un modello ultra wide curvo, ma altri OLED in giro non ne ho visti. Fatemi sapere nei commenti se insomma ci sono altri monitor OLED in giro, però sono pochi e quindi quei pochi che ci sono ovviamente costano un sacco di soldi. Sicuramente quando ce ne saranno di più sul mercato, ci sarà una scelta maggiore, il prezzo calerà. Già quel porcaccio del porco Dio, a scuola ho fatto tardi, i santi sono... In conclusione vi consiglio o no questo monitor? Sì, a patto di avere un hardware adeguato. Chiaramente è un prodotto destinato a una fascia di utenza che veramente può spendere. Voglio dire, il più povero c'ha una 3080 Ti e probabilmente quel più povero sono io, il più ricco adesso ha una 480 Super, una 490, quindi voglio dire, il target è molto elevato. Non è una spesa inutile, vi ritroverete questo pannello anche per il futuro. Poi il 2K, ragazzi, è una risoluzione, è la migliore risoluzione ad oggi per giocare, è un compromesso tra qualità visiva e prestazioni, rispetto a un 4K che veramente è una spesa inutile. Onestamente io preferisco spendere 1000 euro per questo che gli stessi soldi per un 4K che non sfrutterò veramente mai nella vita. Però come diceva una mia insegnante a scuola, al liceo, ragazzi, la vita è una scelta, nel senso scegliete voi cosa vi sembra insomma più giusto, se spendere gli stessi soldi per un 4K o prendere un OLED 2K come questo. Fate voi, io non sono nessuno per dirvelo, però dopo sicuramente 12 anni di esperienza insomma con il PC, ne ho viste tante e vi posso assicurare che non è tempo per il 4K, non è tempo per il monitor 4K, non è una spesa veramente inutile ad oggi. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Il video finisce qui, come al solito vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un bel like, commentate o dislike, commentate, condividete, attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi gli altri video e supportare il canale. Vi ricordo che saremo live anche su TikTok, per sapere quando siamo live guardate le nostre storie Instagram. Noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti. Porco di... Ah, che bella pisciata. Che bella, ah, che bella così, che...